Ecco, eccoci qua per l'ultima ora insieme, anzi meno di un'ora, 55 minuti e qualche secondo a nostra disposizione. Brava Silvia che hai corretto, quel titolo, quell'autore che mi avevi mandato prima non esisteva, ti sei corretta, brava. Questa è The Knox People, il titolo del brano, The Knox Kungs. Kungs è uno dei miei producer preferiti francese, veramente un grande, grande artista che sta sfornando hit una dietro l'altra in questo 2022, qualcosa di straordinario, anche perché ha uno stile tutto suo e quindi bene così, ben vengano questi artisti che portano un po' di freschissimo, novità, visto che vi lamentate tutti del caldo, allora ci stanno anche le freschissime novità. Va bene, allora salutiamo Silvia Di Oderzo, al quale dedichiamo questo disco, la nostra amica O Peter Gina. Salutiamo il Gabri di Romano Dezzellino, anche lui attivissimo, dice grazie per la trasmissione, da un bacio a Melissa da parte dei Fuchi d'Italia. Ciao Gabri, un bacione anche a te. È un simpaticone, il grande Gabri, grande ciclista, tra l'altro lui esplora sempre località con la sua mountain bike, veramente un grande, sempre attivo. Altro messaggio che dice: ciao Lorenzo, stai conducendo molto bene la trasmissione, con sempre un ricordo speciale alle persone che ci hanno lasciato, grazie per la musica varia, buona continuazione di domenica a te e alla tua ospite Melissa che è qui con noi. Buon proseguimento. Intanto qua a cosa voi è successo? E grazie per il vostro affetto. Grande Melissa. E poi, cosa devo... Ah sì, devo leggere altri messaggi che qua mi perdo. Avevo anche dei vocali da farvi ascoltare, vediamo se riesco a recuperarli. La nostra mitica Maria Grazia di Chioggia ci ha mandato dei vocali, li facciamo ascoltare. Mandate anche voi i vostri vocali, che magari sono anche più d'impatto degli sms che leggiamo noi, è bello anche sentire le vostre voci. Da Maria Grazia non occorre dirle di alzare la voce perché è una voce bella squillante, allora andiamo a sentirla, vediamo un attimo qua, abbasso un peletto la musica, il bello della diretta, eh? Vamos! Ciao Lorenzo! Allora questa domenica la puntata la dedichi a due persone, a Francesco e alla Riccarda, che mi ricordo che la sentivo anch'io sempre allegra. Avrà fatto la sua buona vita. Ciao Riccarda, ciao Francesco. Ricordi quanti anni aveva la Riccarda? Poi ti mando i vocali di trasmissione. Ciao, e so che sei già in radio perché ho ascoltato Luciano. Buona trasmissione. Bene, bene, brava Maria Grazia, questo era un messaggio ancora di inizio puntata e l'ho trasmesso solo ora, perdonatemi, a volte perdo dei messaggi per strada, quindi se vedete che non li visualizzo rimandateli e vedrete che li facciamo ascoltare tutti quanti, non facciamo censure eccetera, che a volte proprio li perdiamo di vista e ce ne sono tanti. Va bene, detto questo, no, l'età esatta non me la ricordo, devo andare a controllare, comunque tra gli 80 e i 90, adesso non ricordo l'età esatta, mi sembra di aver letto 89, però non vorrei dire una cavolata. Va bene, continuate allora ad inviare, se volete inviare dei semplici messaggini testo 334 71 02672, se volete far leggere i vostri messaggini alla nostra Melissa mandateli via WhatsApp e Telegram al 349 72 67 647. Allora salutiamo la nostra amica Anna Maria di Dosson di Casier, provincia di Treviso, anche lei nostra fedelissima ascoltatrice, che dice: ho dimenticato di firmare l'SMS, grazie comunque, l'hai già letto Anna M. Va bene, grazie Anna Maria, grazie a te. Leggo un altro po' di messaggi qua che sono arrivati. Ancora Marica di Treviso che dice: Lorenzo è come gli operatori telefonici del CUP. E fermandomi qua potrei anche offendermi, sinceramente. Beh, diciamo che ha fatto un buon paragone. Poi aggiunge: tanta pazienza. Ah, ok, qua ci sto, grande Marica. Tanta pazienza per riuscirci a parlare. Ma d'altronde, se una telefonata fa piacere o è necessaria, richiede spesso pazienza. Marica, che dice anche la sua a proposito degli haters.
Dice: gli haters sono persone che hanno una vita vuota, senza interessi ed affetti, criticano ed offendono per invidia e gelosia verso persone serene o che hanno qualcosa in più di loro perché ci hanno messo tempo e volontà e non per chissà quale omaggio dalla vita. Beh, ci sta anche questa visione. Assolutamente sì. Tu cosa pensi, Melissa? Ma io credo che... Tu che hai a che fare anche con molti teenager, se non erro. Sì, diciamo che molte volte ci si fa... Vedi, chi si fa prendere proprio dal commento, senza riflettere che un commento può dare molto, ma può anche togliere molto. Quindi pensiamoci prima di dire qualcosa a qualcuno. E se abbiamo qualcosa di bello da dire, lasciamoci andare, direi, no, Lorenzo? Giusto, giusto, sì, le cose belle sono sempre le benvenute, come dico sempre, ma anche le critiche, perché anche noi nel corso degli anni riceviamo critiche, ma le critiche vanno benissimo, purché costruttive, nel senso che devono aiutare noi che le riceviamo e anche chi le fa, perché se sono fatte... come nel caso degli haters, e mi rivolgo al messaggio della Marica, se sono fatte tanto per fare, per offendere, per denigrare, allora non servono né a chi le riceve né a chi le fa. Assolutamente sì, anche perché la critica, come hai detto bene tu prima, deve essere costruttiva, portare a qualcosa di positivo, altrimenti se fatta per ferire è meglio lasciarla andare, no? Esatto, è fine a se stessa. Va bene, va bene. Volevo farvi ascoltare, visto che lui è da tanto che non si sentiva più, era dall'inizio dell'anno, mi pare non si sentivano, non si avevano notizie del grande Gigi Doug, che però è ritornato a farsi sentire, ha affermato, ho visto un'intervista che ha praticamente detto che le sue condizioni di salute non sono migliorate, però ha detto almeno non sono peggiorate, quindi è già qualcosa, e ha pubblicato diverse nuove canzoni, quindi volevo farvene ascoltare alcune se riesco a trovarle, perché qua veramente è tutto un caos. Intanto saluto Bruno di Vigo Novo, che anche lui è nostro fedelissimo ascoltatore, fratello milanista come si firma sempre lui. Ciao Lorenzo, buona domenica a te e ai tuoi ospiti, a tutti voi ascoltatori di Radio Gamma 5. Sono Bruno, dice, tuo fratello milanista. Se puoi e riesci, mi piacerebbe ascoltare il brano di Alpha Blondy, Sebe alla Ye. Grazie in ogni caso. Va bene, allora vado subito a cercarlo, nel frattempo che cerco anche il disco di Gigi D'Agostino. Intanto Melissa, dai, deliziaci con qualche perla delle tue, visto che intanto io cerco il disco. Allora, delle mie perle, cosa posso dire? Collegandoci al nostro tema di oggi, credo che la cosa più bella nella vita è assaporarci ogni momento, guardare ciò che di positivo ci circonda, perché quando guardiamo la luce, le cose positive, non abbiamo tempo per guardare l'oscurità. Dobbiamo essere un po' tutti girasoli, direi. Wow, bene. Ah, i girasoli di Van Gogh. Bravissimo. Ho anche una canzone che parla di quello. Ecco, metteremo anche questa, Lorenzo, visto che abbiamo la giornata giusta. Esatto. E circondiamoci di affetti, di positività, che ne abbiamo tutti tanto bisogno in un periodo, in un contesto anche storico un po' particolare, direi. Esatto. Carichiamoci di cose belle, sempre e solo cose belle. Giusto. Allora, visto che tu faccio tutto un collegamento, io faccio, creo fili logici dove non ci sono, ma perché sono un po' pazzo, un po' come Vincent Van Gogh. Hai la tua scia. Esatto. A proposito di girasoli di Vincent Van Gogh, c'è un disco che parla un po' dei girasoli di Van Gogh. Lui è Emanuele Aloia. Il titolo del brano è Girasoli, il remix è di un ragazzo che tu hai conosciuto, si chiama Paolo Noyes, insieme a Jack Mazzoni. Paolo. Allora ce lo ascoltiamo lo insieme. Salutiamo. Ciao, lo salutiamo, Paolo. Ciao, e allora andiamo con i girasoli, vamos! Thank you.
ogni stagione. Questa tristezza è solo l'essenza di altri computer che chiamano amore. Riflesso di luce come un girasole, eco di vita, parole lontane. Vedo lontano mille sfumature che rendono l'attimo quasi immortale. Nei tuoi occhi ho visto i girasoli di Van Gogh, e ti ho sentita più vicina per un attimo. Ho dato tutto ciò che avevo. Sono arrivati allora anche i girasoli di Van Gogh. Intanto leggo un po' di sms, ce ne sono tanti. Saluto anche Simone di Valprato di Quinto Vicentino, ma lui è originario di Cervarese, Santa Croce, Padova. Correggimi se sbaglio, Simon. Dimmi Melissa. No, è vero, Cervarese conosco, vicino, non è distante, esatto. Vedi, so anch'io un po'. Conosci locale. Le zone. Esatto, a Cervarese noi andavamo al Badia, ristorante Badia. A Monte Merlo per la precisione. Va bene, allora il Gabri di Romano Dezzelino si è innamorato di te. Dice: la prossima volta che vieni a trovarmi porta Melissa. Assolutamente sì, verrà Gabri. Lui abita ai piacere. Piedi del Monte Grappa, eh? Andiamo a trovarlo. Grande Gabri, mattacchione. Va bene, allora salutiamo il Simon di Quinto Vicentino che dice: grande Greta Ray, davvero bella voce. Un saluto a te a tutti e un abbraccio di luce a Riccarda Anima Bella. Un pensiero di un abbraccio anche a Francesco. E per ultima, ma non per importanza, un saluto alla tua ospite Melissa. E se vuoi posso dedicarvi Baila Morena di Zucchero. Grazie mille. Grazie, ci piace. Va bene Simon, ma tu sai i miei gusti e quindi vai sul sicuro, sei un furbacchione anche tu. Va bene, continuate a scriverci. Allora qui un altro messaggio di Mariella di Noale. Grande Mariella di Noale, provincia di Venezia, ovviamente, comunque non a tantissimi chilometri da qui, lungo appunto la Noalese, che per chi non lo sapesse è la strada che collega Padova a Treviso. Dice: gioiosa e positiva buona domenica a te amico Lorenzo Speed, saluto cordialmente tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici di Radio Roma 5. Ciao Mariella di Noale, un pensiero per la nostra amica Riccarda, riposa in pace, ciao. Va bene, allora ricordo ancora domani l'ultimo saluto terreno alle ore 16 nella chiesa di Santa Maria Assunta di Mogliano Veneto Treviso, invece alle ore 15:30 partirà dal monastero di Treviso dove era ospitata. Adesso il disco che ci aveva richiesto il Bruno di Vigonovo, andiamo con gli Alfa Blondi con Seba Allaye, sentiamo qua. La ila ila la Muhammadu Rasulillah, Muhammadu Rasulillah. Sebe Allah.
Grande, grande Bruno, mamma mia che disco hai rispolverato, questo era un disco storia, veramente Bruno, scusa vai vai. Ci ha fatto sognare Bruno. Grande Bruno, Bruno veramente anche lui, io dico sempre che amo i miei ascoltatori perché intanto mi fanno imparare un sacco di cose, sanno un sacco di relativi a vari argomenti, soprattutto musicali, e Bruno veramente è sempre sul pezzo e conosce un sacco di dischi, e quindi veramente grazie di cuore ragazzi perché mi arricchite. Ovviamente questo disco lo conoscevo, però avendone tanti a volte alcuni ce li dimentichiamo, però adesso appena è partito il disco che ci ha richiesto Bruno ovviamente mi è ritornato in mente, un disco anche storia anche per il mondo della musica afro che molti dei nostri ascoltatori ben conoscono, alcuni dei quali ovviamente hanno frequentato il Cotton Club di Campagna Lupia, che è stato un locale punto di riferimento per questo genere musicale, e visto che abbiamo citato questo genere non posso non menzionare mio amico Iano DJ, che tra l'altro stasera è a 90 Vicentina, infatti mi ha detto se vado a trovarlo, vediamo se riesco a organizzare, anche se non penso di farcela, però insomma grande sempre Iano, che spesso e volentieri ci manda anche lui i suoi vocali presenze anche con la sua presenza, in questo caso non fisica perché con gli impegni non riesce a venire qui in studio, però tante volte lo abbiamo anche intervistato eccetera eccetera, e quindi lo ringraziamo di cuore. Intanto saluto anche Sara alias Saeia, che voleva introdurre un argomento, me l'aveva anticipato ancora prima della puntata, visto che ha detto oggi ai due ospiti donne, voleva porre una domanda, un quesito a chi è in ascolto, e il messaggio è un po' vecchietto di qualche tempo fa, però vediamo cosa ci dice la nostra Sara alias Saeia di Genova. Sentiamo. Vediamo se riesco. Evidentemente sei poi in diretta con queste ragazze, capire anche il punto di vista capire i punti di vista diversi. Un attimo, perché qua c'era un'altra parte che vediamo se riesco a farla partire.
sempre il bello della diretta, eccola. Ciao, qua. Lorenzo, penso sia interessante parlare di come sia oggi essere un'artista donna. Ok, e poi ne aveva mandati altri due, vediamo se riesco a recuperarli così al volo. Eccolo per qua, esempio, un altro. Dal mio punto di vista c'è un percorso un po' altalenante, perché essendo la musica non la prima professione ed essendo anche mamma, ci sono delle battute d'arresto, dei momenti molto attivi, e però la mia è una prospettiva già di una donna di mezza età, se vogliamo vedere. Invece magari dal punto di vista di una cantante, di una DJ, di una musicista in generale di 20-30 anni è diverso, e quindi interessante secondo me capire un po', se avrai occasione di parlare con più donne musiciste, ballerine, quello che è poi l'arte a seconda dei casi, vivere prospettive diverse, specialmente in questa fase, se vogliamo proprio chiamarla, dopo Covid. E quindi mi sembrava un bello spunto, specialmente magari facendo poi una puntata a carattere femminile, no? Giusto, giusto, brava, brava Seia, tu cosa ne pensi, Melissa, delle donne, le artiste donne? Vogliamo vedere. Sì. Un attimo, vai, vai. Credo che le donne debbano avere sempre più spazio, ma non per prevaricare gli uomini, ma perché una donna è già abituata a destreggiarsi nella vita di tutti i giorni in più cose. Giusto. Mamma, è multitasking. Siamo multitasking. Invece un uomo sa fare solo una cosa. No, non dico una sola, però voi avete un margine di azione un po' più ridotto. Vediamo così. Sì, è vero. Quindi perché no? Ben venga che le donne si cimentino in più cose, che progrediscano, che si facciano spazio. Giusto. Evviva le donne. Concordo. Evviva le donne, evviva le mamme, evviva le zie, le cugine, le sorelle, le nonne, tutte insomma, le nipoti. Va bene, va bene. Allora, dovevo leggere altri messaggi, anzi ce ne vediamo qui. Adesso siete tutti attivissimi. Bene, il gran finale insieme. Cosa diceva Chris di Conselve? Vai, allora, leggi tu. Allora, vado io. Parto con Chris. Lorenzo, scusami, ma non ho capito cosa fa la bella Melissa, è una DJ anche lei. Non so il suo nome completo, magari vorrei seguirla sui social. Gli haters sono dei poveri cristerelli che, non sapendo come interagire con il mondo esterno, usano questo modo. Purtroppo sono vittime di loro stessi, perché se li trovi di persona, credimi, poi non sono così. E qui credo che Chris abbia afferrato l'obiettivo. Molte volte è facile sentirsi forti dietro una tastiera, i veri forti lo sono davanti. Bravo Chris, hai centrato il punto. Chris, io faccio tante cose, non sono una DJ, mi occupo di immagine dall'età di 18 anni, faccio pubblicità un po', faccio un po' più cose, ecco, vedila così. Sono ben lieta di darti i miei contatti, mi trovi su Instagram come Melissa_MissBellin e su Facebook MelissaMissBellin. Ok, perfetto, esaustiva direi. Allora leggo altri messaggini che sono arrivati. Ancora Chris di Consalve, attivissimo, che dice: questo disco, a proposito di quello precedente richiestoci da Bruno di Vigonovo, dice veniva usato nella musica afro, vedi, che conferma quanto detto da me, naturalmente velocizzato, con i piatti Technish, quelli più 10 e meno 10, esatto, con i pitch, per chi conosce un po' il termine tecnico, di Daniele Baldelli, grande nome storico dell'afro music. Invece Beppe Loda aveva i micro seichi, informatissimo Chris, quelli mi sembra avessero più 20 e meno 20 giri. Ok, va bene, grazie Chris. Allora abbiamo risposto anche alle tue tante domande, grazie anche dei tuoi messaggi. Ne ho ancora da leggere. Vai, prego. Allora, ciao Lorenzo, un saluto a tutti quelli che mi conoscono, in particolare Alice, Mattia, Maddalena, Cristina e Maurizio, Alberto di Casal Serugo. Esatto, provincia di Padova, grande Alberto alias Kinze. Ciao Lorenzo.
Questo era quello Posso? Di Chris? Ok. No, un altro. Ah, un altro, vai. Ciao Lorenzo, è un pensiero a chi non è più con noi, Riccarda, e non solo. Bruno da Vigo Novo. Ok, grande, grande Melissa. Va bene, abbiamo altri vocali. Intanto vado a leggere anche questo messaggio. Ancora Bruno di Vigo Novo. Abbiamo gli ascoltatori, quelli che stanno partecipando, che sono attivissimi. Grazie ragazzi, grazie che leggete, dice Chris da Consalve. Grazie a voi che scrivete, ci mancherebbe altro, siamo qui per quello. E ogni tanto mi piace rispolverare, aggiunge Bruno di Vigo Novo, nel passato, essendo un fan di Bob Marley, grande, grande, io sono come te, grande. Anch'io. Zio Bob, e altri artisti reggae, compresi Pittura Fresca. Ciao e un saluto anche a Melissa, la tua ospite, Bruno da Vigo Novo, ciao! Ciao Bruno! Grande Bruno, beh, mi trovi allineato ai tuoi gusti musicali, perché Bob Marley è la musica, e Bob Marley diceva sempre una bella frase che, insomma, faccio un po' mia, che è bellissima, che ha detto che la musica è l'unica cosa che quando ti colpisce non fa male, veramente. Grande Bob, con i The Wailers anche, e i Pittura Fresca anche, io sono cresciuto con i Pittura Fresca, quindi saluto Sir Oliver Scardi, che tra l'altro è stato con noi a una festa di Radio Gamma 5 qualche anno fa, ho anche la foto insieme. Chi non conosce, insomma, le canzoni dei Pittura Fresca cantate in dialetto veneto. E bene, bene, andiamo a vedere altri messaggi che stanno arrivando. Intanto colgo l'occasione per ricordare, per chi si fosse sintonizzato solo ora sulle nostre frequenze, per i messaggini di testo 334-7102-672, ripeto 334-7102-672 per quanto riguarda i messaggini di testo. Se invece preferite WhatsApp e Telegram, 349-7267-647. Abbiamo la nostra mitica Elenina di Piove di Sacco, che ha sempre una vocina dolce. Allora dobbiamo abbassare il volume della musica, altrimenti non si sente niente. Sentiamo cosa ci ha mandato la Elenina di Piove di Sacco. Devo abbassare tanto perché lei ha una voce molto bassa. Sentiamo. Se ti manca qualcosa significa che speri che ritorni, ma non ritorna mai niente. Torna indietro, pulsante. Tocca due volte per attivare. Tocca due volte e tieni premuto per premere a lungo. Buongiorno a tutti. Dai che tra poco comincia una nuova puntata di The Sound Radio Show con il mitico Lorenzo Speed e la sua meravigliosa musica. Un abbraccio e un saluto a tutti. Ciao! Grande Elenina, ce l'aveva mandato ancora prima di iniziare, però non sono riuscito a metterlo in onda prima. Comunque, grande Elenina, che ci aveva mandato anche un altro vocale, vediamo se riesco a recuperarlo. E adesso andiamo con un po' di cassa dritta, esce sempre il teenager, per non usare parolacce, che c'è in me. E diamo il bentornato al mitico Gigi Doug, senti qua! Ah, c'è anche il Beppino Castellucci, vediamo il Beppino Castellucci cosa ha da dirci. Beppino, dove sei? Beppino, non ti trovo più. Beppino! Di Gigi D'Agostino. Beppino con il cammino, Gigi D'Agostino fa tutto rima, senti qua. Grande puntatona del Sound Radio Show con Lorenzo Speed. Grande Lorenzo, mitico Lorenzo. Con tanta buona musica e con tanti ospiti, benissimo, benissimo, dai, dai, dai che ce la facciamo. Ce la facciamo, tutti quanti, a Elena, a Fabio, a Tiziano e a tutto il gruppo. E speriamo che siamo in tanti in ascolto. Benissimo, benissimo, dai, dai, vamos, vamos. Donde vamos? Vamos alla grande. E come dici tu, Lorenzo, sveglia. Vamos, vamos, da Giuseppe. Grande, yeah. Grande Beppino, grande Beppino. Mi fate emozionare te, Elena, in particolare quando riportate i miei motti. Sveglia, vamos. Grazie, ragazzi, siete troppo buoni. Allora, ancora Chris di Conselve, veramente attivissimo. Grande Chris dice,
Peter Tosh, c'è qualcosa che potrebbe piacervi, anche lì c'è del bello, anche Enigma. Beh, gli Enigma, cose meravigliose, veramente musica stratosferica, aggiungerei. Sì, sì, Gigi D'Agostino, bello, sì, c'è una sua canzone famosa fatta da altri, cantata come dire acustica, è bellissima se la trovi, è la sua più famosa, sì, è la Amour Toujours, probabilmente, anche se io ne preferisco altre, sinceramente, come Elisir ed altre ancora. Ora guardo se trovi i titoli, è bellissima. Va bene, grazie. Manda pure, Chris, siamo qui per voi. Ancora per 25 minuti circa, un po' meno, 24. Come mai qua continua a fischiare tutto? Ancora Annalisa di Altavilla Vicentina, zona Vicenza Ovest, per chi non conoscesse. Io tra l'altro ho un bellissimo ricordo anche ad Altavilla Vicentina, una volta c'era una discoteca, si chiamava Expo, magari qualcuno all'ascolto la ricorderà, e lì ho fatto il mio record quando ancora ero un PR, ero un ragazzino, e un evento proprio con Gigi D'Agostino, ho portato quasi 300 persone. È stata una bella soddisfazione, insomma, per me, che quando ho iniziato ad andare in discoteca le prime volte entravo da cliente, ma sono entrato solo 2-3 volte da cliente, poi hanno visto che come PR ci sapevo fare, e poi la mia casa è stato il ciao ciao di Marano Vicentino, la mia discoteca del cuore che porto sempre dentro di me perché mi sono sempre divertito, insomma. Bei tempi, bei tempi. Allora, a proposito di Altavilla Vicentina, scusate, apro parentesi oceaniche. Ci scrive Annalisa che dice: che bella anima che sei, Lori, un grande esempio di vita anche per i tuoi coetanei. Chi era per te, se posso chiedere, Riccarda, una vicina, un'amica di famiglia? Ciao, buona domenica, vamos. No, Riccarda era un'amica della radio che ho conosciuto grazie a Radio Gamma 5, quindi devo sempre ringraziare Radio Gamma 5 che mi ha fatto conoscere un sacco di persone meravigliose, tra le quali Riccarda. E quindi ecco, Riccarda per me era questo, era un'amica che tra l'altro ho avuto il piacere di conoscere di persona, come tantissimi altri ascoltatori ed ascoltatrici di questa emittente radiofonica, che ringrazierò sempre, perché appunto lo dico sempre, io amo i miei ascoltatori, non li cambierei con quelli di nessun'altra radio, perché molti dei miei ascoltatori che ho conosciuto grazie ai miei programmi radiofonici poi sono diventati anche miei amici nella vita, e questa secondo me è la soddisfazione più grande, perché quando riesci a trasmettere la tua passione per la musica anche a persone di tantissime età, di diversissime età dalla mia, vuol dire che qualcosa nel proprio piccolo sei riuscito a trasmettere, e questa è la cosa bella. Io ringrazio sempre Lilli, la referente programmi, la presidentessa Tiziana, tutto lo staff di Radio Roma 5, perché veramente è formata da persone con la P maiuscola, e secondo me le cose che fanno veramente la differenza nella vita sono queste, sono i valori veri, sono l'umanità, la sensibilità, queste cose qua, insomma, ecco. Magari tecnicamente a volte lasciamo un po' a desiderare, parlo per me stesso, magari facciamo degli errori tecnici, lasciamo dei buchi tra una canzone e l'altra, però secondo me siamo più autentici di altre radio che sento che è tutto perfetto, non sbagliano mai né a parlare, non lasciano spazi tra una canzone e l'altra, però magari sono più insipidi, non so, sono più artefatti, invece secondo me la gente ha bisogno di cose vere, autentiche. Ok, spero di essermi spiegato. Va bene, grande Beppino, dice Fabio. Salutiamo anche Danilo, grande Danilo di Treviso. Melissa, tu cosa dici? A me piace molto quello che hai detto, perché abbiamo bisogno di cose vere, di spontaneità, e le cose belle non sempre sono perfette, Lorenzo, quindi va benissimo così, il fluttuare delle cose, e viva la vita, no? Giusto, evviva la vita, evviva l'amore, la musica, l'arte. Vamonos, è arrivato un altro messaggio, se vuoi leggerlo. Arrivo subito, allora.
Bon dia e feliz domingo a todos, Danilo da Treviso. Ciao Danilo! Ciao Danilo! Grande Danilo, sempre sintetico ma sempre presente, grande Danilo! Salutiamo Danilo e Patrizia allora di Treviso. Dai ragazzi, mandate i vostri messaggi, siamo addirittura d'arrivo, 20 minuti a disposizione. Restate con noi e continuate a scriverci. Ricordo, per chi non avesse sentito i nostri contatti, via SMS 334-71-02672, via WhatsApp e Telegram 349-7267-647. Vamonos! Avete provato? No, no, ma nella mia testa è tutto chiaro. Molti affermano di avere in testa sonetti e sinfonie, ma il loro problema sembra essere non poterli mettere per iscritto. Lentamente. Avanti. Lento violento. Ecco, ce l'aveva richiesto Antonietta di Salzano Venezia, l'ho trovato da Lida, spero sia questo. Antonietta, te lo dedico. Disco storia anche questo, eh. Mi ricordo quando noi eravamo due bambini e puntavamo le pistole dai cavalli a dondolo. Bang bang, io sparo. Certo non scherzavo.
vuoi stare più con me, bang bang, e resto qui, bang bang, a piangere, bang bang, hai vinto tu, bang bang, il cuore non l'ho più. Grazie, grazie per gli applausi, troppo buoni. Mamma mia, qua fischi. Va bene, devo farvi ascoltare ancora dei vocali. Questo lo dedico ad Anna Maria che ce l'aveva richiesto ancora tempo fa. L'ho ritrovato oggi. Il cerchio della vita si chiama questo disco. Pino ci scrive: ciao Lorenzo, potresti mettere su quella degli Eiffel 65 che hanno cantato a Sanremo? Grazie Pino. Ah, non so quale hanno cantato a Sanremo, forse Una notte, forse Mai più, potrebbe essere. Diccelo tu Pino, perché non guardo Sanremo, quindi non sono molto, molto ferrato in materia. Intanto leggo un altro messaggio, ancora Raffaele da Treviso che ci aveva scritto un bellissimo messaggio, bello lungo. Dice: ciao Lorenzo, non ascolto da molto Radio Gamma 5, ma come ho già scritto a una vostra collega, la radio per me è un magico libro da sfogliare. Ogni giorno ogni conduttore sa trasmettere con il cuore, ecco perché sempre la radio è sempre con me, parte integrante della mia giornata. Grazie a tutti voi, Raffaele da Treviso. Wow, bello questo messaggio. Bella metafora usato, molto certo. Bella. E anche concordo, perché io conosco molti molti ascoltatori e anche molte ascoltatrici Radio Roma 5 e so che la ascoltano veramente in tutti gli spazi di tempo che hanno, e quindi veramente grazie, grazie di cuore. E lo dimostrano anche i messaggi, perché quelli che partecipano sono attivissimi e continuano a mandare messaggi. Allora, ancora Fabio di Monastier dice: no, questi li faccio leggere a te Melissa, visto che posso inoltrarteli. Intanto ascoltatevi queste belle sonorità. Vai Melissa, se vuoi leggere i messaggi del Fabione, nostro amico di Monastier. Allora, prendo un attimo quelli di Fabio. Allora, aspetta, scusami Lorenzo, ma mi sono un attimo persa tra vari messaggi. Eccolo qua. Yes, grazie di complimenti, troppo buono.
Tu li avevi già sentiti questa band tedesca? Ce n'è un'altra di bella e si intitola Alla. Bravi, bravi, siete fantastici. Vi dico, ascoltate tanta buona musica, che questa ci aiuterà molto e ce la ricorderemo anche nell'aldilà. Fabio. Pubblicità, se qualche vegano può interessare qui a Monastir, può essere un motivo di ritrovo. Beh, bella come iniziativa. Può sì, essere... ci ha mandato la foto, un attimo che la leggo, mi ha mandato la locandina, vediamo se riesco a recuperare. Anche perché è diffuso adesso, no? Quindi ci sta questa cosa, molto carina, bella idea, Fabio. Bravo Fabio! Senti qua, senti Zucchero Sugar! Sai cosa sexy, cosa sexy thing? Ti ho messo gli occhi addosso e lo sai. Eccola qua, era fiera vegetariana. Vediamo se riesco a leggere bene, sono un po'... una talpa. Fiera vegetariana 16, 17, 18 settembre, parco comunale di Monastiera. Ecco, esatto, Fabio forse era in passeggiata, in biciclettata, ha visto questo striscione e ci ha mandato la foto. Va bene, grazie Fabione, salutiamo tutti gli amici vegan all'ascolto. Sei anche tu vegan? No, io non sono vegan. Non sei vegan, però li salutiamo lo stesso. Assolutamente sì, e con molto piacere. Non siamo razzisti, no, vero? Ma no, anche perché il mondo è bello proprio perché è vario, Lori, cosa dici? Giusto, concordo. Io non sono vegan, ma probabilmente lo diventerò. Non hai bisogno, fidati. No, dici no. Abbiamo un altro saluto, Lorenzo. Un altro saluto, vai. Ciao Marissa, è un piacere sentirti. Ti ringrazio tanto per avermi fatto conoscere Radio Gamma e il simpaticissimo DJ Lorenzo. Felice domenica a voi, da Benito, da Vicenza. Va bene, lo salutiamo. Ciao Benito! C'era un mio amico Andrea di Belluno, vabbè, che mi faceva sempre una battuta sul nome Benito. Vabbè, l'abbiamo un po' intuita. Va bene, invece Pino dice il titolo è Quelli che non hanno età, IFEL 65, grazie, sei molto simpatico, Pino! Va bene, grazie, grazie Pino. E invece quest'altro messaggio, infatti stavo dicendo, ma la Valentina di Villa del Conte dov'è finita? Valentina! Infatti è arrivata appena giusta in tempo prima della chiusura del programma. Dice ciao Lorenzo Spida, ti ascoltiamo anche noi da Villa del Conte, grazie della compagnia. Salutiamo le tue ospiti e tutti gli amici ascoltatori. Buon viaggio a Riccarda. E questa è Valentina insieme a alla sua mamma Carmencita, che è ultra novantenne, se non ricordo male, che ci ascoltano sempre e partecipano almeno con un messaggio ad ogni puntata. Quindi salutiamo le amiche di Villa del Conte. Bene, bene, saluto anche il Manuelino di Manuelino di Monte di Malo, mio grande amico, mio fratello, non di sangue, ma fratello in tutto e per tutto. Di grande, anima. Esatto, grande Manuel, che tra l'altro ha realizzato anche le, come realizza sempre, le nostre locandine digitali. Quindi lo ringraziamo di cuore e lo ringrazio perché questa settimana, cos'era, martedì mi sembra, siamo andati sul Monte Verena e abbiamo passato una bellissima giornata. Che bello. A 19 gradi, e quando siamo arrivati erano 18-19 gradi e insomma immersi nella natura tra mucche, cavalli, marmotte e questo splendido panorama dell'altopiano di Asiago, che se non conoscete, insomma, andate a visitarlo perché merita. Non lo dico perché sono vicentino, ma perché mi piace la natura, e se vi piace la natura, ecco, Asiago è un bel posto dove trovare la natura. Mamma Carmencita dice ha compiuto 88 anni, vabbè, ho sbagliato. Grande mamma Carmencita, 100. Nel 2024 saranno 90, ciao, va bene, dai, ho dato i numeri, perdonatemi. Avanti tutta, allora questa era dedicata al Simon di Quinto Vicentino, siamo addirittura d'arrivo, ascoltiamo qua ancora un po'. M
Memoria arguta, dice Anna M. Anna Maria, memoria arguta, grazie per il brano Lorenzo. Grazie a voi ragazzi, dai, ultimi sms, siamo veramente in dirittura d'arrivo. Non riesco più ad esaudire richieste musicali, però scriveteci. Ah, non l'avevo ancora ricordato, oggi veramente il tempo è volato. Però ci siamo, se avete voglia, tempo e spazio, come direbbe la mia amica Luigina di Campodoro, che ci può ascoltare solo ad orari notturni. Allora, per Luigina di Campodoro, provincia di Padova, e tutti gli altri, ci potete ascoltare mercoledì, cioè tra tre giorni, è il 31 agosto, l'ultimo giorno del mese, del mio mese preferito dell'anno. Quindi chiudiamo in bellezza e iniziamo il mese di settembre in diretta, mercoledì 31 agosto, dalle ore 21 in poi. Durante una crociera ci saremo noi con Amore Radio Show, come ogni quinto mercoledì del mese, appunto, con il cui presente Lorenzo Speed ed ospiti a rotazione. Quindi vi aspettiamo mercoledì, la musica sarà più potente, tipo stile quello che stiamo proponendo adesso. Salutiamo allora il Manuelino che ci sta seguendo. Mi sono appena fischiate le orecchie, dice. Come mai, Manuel? Perché ti abbiamo menzionato? Voleva un saluto da te, Melissa. Manuel, ti abbraccio e ti auguro un buon proseguimento di domenica, sempre con tanto amore show. Grande, grande Melissa. Allora, cosa dire? Ormai siamo in dirittura d'arrivo. Sì, sono volate queste orette in compagnia. Io ringrazio te, Lorenzo, ringrazio tutti gli ascoltatori, siete stati meravigliosi, affettuosissimi. Un saluto particolare a Luca e Tequila, che non hanno perso un punto di questa puntata. Un bacione enorme e un abbraccio positivo a tutti gli ascoltatori. Tante belle cose. Grande, grande. Infatti Luca e Tequila, bravissimi, hanno mandato sia l'SMS e anche il WhatsAppino, per non sbagliare. Infatti, ripeto, un caro saluto a Radio Gama 5 e alla super meravigliosa ospite amica Melissa da Luca e Tequila. Grazie allora Luca che ce lo ha inviato sia via SMS sia un via WhatsApp. Un abbraccione a voi e tante coccole, in particolare a Tequila. Posso solo rammentarli dopo. Esatto, e tutti gli amici a quattro zampe, non solo. Sì. Salutiamo anche Paolo di Vicenza che mi dice buona domenica Lorenzo. Grazie, grazie a tutti ragazzi, se volete mandare gli ultimi SMS siamo veramente in dirittura d'arrivo, altrimenti conservateli per mercoledì 31 agosto ore 21, forse anche un po' prima, saremo qui per un'altra puntata insieme, un altro viaggio sonoro. Veramente grazie di cuore a chi ci ha seguiti anche oggi, io mi sono divertito, ma come non potersi divertire insieme a voi, è impossibile non divertirsi. Vi ringrazio di cuore, vi abbraccio, vi auguro una splendida domenica, una meravigliosa settimana. Ci risentiamo mercoledì, sempre qui puntuali su radiogramma5.it 94 FM. Ringrazio ancora una volta Manuel Marchioro, grafico ufficiale di tutte le nostre locandine e anche producer musicale, a breve nuove info, il nostro amico di Monte di Malo Vicenza. Ringrazio Giulio Strocchi, che è il nostro amico di International Blog, che ho avuto il piacere di conoscere nelle settimane scorse, anche se virtualmente siamo amici da tanti anni, però ci siamo conosciuti due settimane fa in provincia di Ravenna. Tra l'altro sono stato anche al Papete Beach, che qualcuno di voi conoscerà, a Milano Marittima. Saluto Fabio di Comacchio, che ho rivisto con piacere, grazie anche per la tua gentilezza d'ospitalità. Ringrazio le ospiti di oggi, Greta Rei, ospite telefonica, e Melissa Bellin. Grazie a voi, è stato bellissimo stare in vostra compagnia e vi mando un sacco di baci. Grazie. E altra cosa, se volete riascoltare anche questa puntata, la troverete probabilmente già da oggi, ma se non è oggi, nei prossimi giorni, sul mio canale YouTube, all'indirizzo youtube.com/LorenzoSpeed, e la troverete anche per gli appassionati di Mixcloud anche sul mio canale ufficiale Mixcloud, all'indirizzo mixcloud.com/lspdj. Grazie a tutti, è stato un piacere, un onore per noi. Puntata speciale, ricordo, dedicata alla memoria di Riccardo Di Mogliano, che chiunque volesse salutare domani, ultimo saluto, ore 16, nella chiesa della Santa Maria Assunta di Mogliano Veneto Treviso, e al nostro amico Francesco di Vibo Valencia. Grazie a tutti e alla prossima.
che posto meraviglioso. Ti piace? Ammazzo, e questo è un paradiso. Benvenuti dentro la musica.